Ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul canale. Oggi torno con un nuovo video in una location un po' diversa perché sono in camera di mia sorella, dato che oggi è un tempo bruttissimo. Qui è l'unico punto, diciamo così, della casa un pochino più luminoso, cioè tra tutte le stanze che ho provato dove riesco comunque anche a mettermi. E quindi scusate un po' dietro, ma ovviamente sono in camera sua e quindi non c'è uno sfondo neutro, comunque insomma quello che vedete di solito. Scusatemi anche per la mise, sono completamente struccata, ma ho appena fatto la skincare, sono in tenuta casalinga, quindi non avevo voglia di truccarmi apposta per il video per poi dovermi struccare tra mezz'ora sostanzialmente, quindi ecco, perdonatemi. Oggi torno con il video in collaborazione con Sara, la dolcissima Sara Cosmesi qua su YouTube. Torniamo con il video in cui vi mostriamo i nostri prodotti preferiti, ripescati, scoperti, eccetera, biologici o comunque con buoninci. È un video comunque che vi piace sempre molto vedere, riscuote sempre grande interesse, quindi eccoci qua. Ovviamente io come sempre vi invito ad andare a curiosare sul suo canale, ma probabilmente ve lo dico sempre, la conoscerete già. E io la ringrazio ancora per questa collaborazione, ormai collaboriamo da anni, saranno un paio d'annetti forse tra tutto, sicuramente più di un anno, e insomma non riusciamo proprio sempre sempre a fare il video a cadenza mensile, principalmente per colpa mia, però insomma speriamo che gradiate questa rubrica. Allora, mi sono accorta che ultimamente sto utilizzando abbastanza prodotti comunque con buoninci e eccetera, e quindi insomma ho delle chicche interessanti di cui parlarvi. Come sempre non ho una caterva di prodotti perché uso tante cose, ma le uso un po' di tutti i tipi. Uso cosmesi coreana, cosmesi da farmacia, cosmesi che trovate nella grande distribuzione, ma magari non con buoninci. Quindi insomma, raccogliere prodotti comunque con un inci accettabile non è semplicissimo, però ho diverse chicche. Allora, per quanto riguarda, voglio farvi vedere innanzitutto una combo che ho scoperto proprio da poco. Ci ho fatto tipo tre lavaggi per i capelli che mi piace tantissimo. È proprio una combo dell'erboristica di Atenas. Sapete, brand che mi piace da tantissimo e da tantissimo tempo, con cui ho anche collaborato. Questi li ho trovati in offerta al supermercato e me li sono subito acciuffati perché mi ispiravano veramente molto. Hanno il 99% di ingredienti di origine naturale. Sapete che l'erboristica di Atenas è attentissima anche per quanto riguarda il discorso ambientale, perché utilizzano energia pulita e le emissioni di CO2 generate dal packaging sono compensate con interventi di riforestazione. Io mi interessa veramente spingere su questo aspetto piuttosto magari che parlarvi soltanto degli estratti che contengono, eccetera, perché cioè veramente in un periodo come quello che stiamo vivendo è, secondo me, importantissimo che un'azienda sia così tanto attenta all'ambiente, e sicuramente è quella cosa in più che mi fa acquistare i prodotti. Poi per quanto mi riguarda l'erboristica di Atenas, cioè garanzia proprio di qualità sempre, non ho praticamente quasi mai trovato nulla che non mi piacesse. Il flacone in plastica riciclata, dermatologicamente testata, testata anche al niken, e sono anche prodotti vegan. Allora, vi dicevo, questo è lo shampoo riparatore, nutriente e antiaridità con semi di lino e burro di karité. Sono 300 ml, il prezzo appunto erano in offerta comunque sui 3-4 euro. Mi piace veramente tantissimo. La consistenza è un gel abbastanza denso che nonostante comunque, scusate, dicevo, nonostante comunque sia uno shampoo biologico, fa veramente molta schiuma e lava anche molto bene i capelli senza però andarli aggredire. Qui dice nutriente, devo dire che effettivamente lo consiglierei comunque ai capelli da normali a secchi, tipo come i miei. Qui dice che è ideale per capelli secchi, sfibrati e trattati. E io vi aggiungo anche questa cosa che ho notato: non c'è scritto che è propriamente adatto ai capelli lisci, ma molto spesso gli shampoo, diciamo così, liscianti o indicati per capelli lisci, contengono i semi di lino proprio perché hanno queste proprietà molto condizionanti, molto disciplinanti. E anche se non c'è scritto, io questa cosa l'ho notata. Nel mio caso, in senso un po', passatemi il termine, negativo, perché io avendo i capelli mossi me li andava un pochino a lisciare, a slisciare. Vabbè, adesso non fateci caso, non ho lavato i capelli, eh. Però se avete un capello liscio e cercate qualcosa che comunque ve li tenga più disciplinati, eccetera, secondo me questo shampoo è ottimo. Molto buono,
tieni i capelli puliti anche abbastanza lungo, forse non, adesso che ci penso, i miei canonici 4 giorni. Diciamo che con questo qui al terzo giorno sento proprio l'esigenza di lavarli, però vabbè, tanto li laverei lo stesso. Quindi per me è un prodotto promosso, tra l'altro un tubone da 300 ml. E promossissimo anche il trattamento intensivo, ovvero la maschera capelli, sempre al semidivino burro di karité, nutrimento e brillantezza. Questa l'avevo già provata, a differenza dello shampoo. Questo è un trattamento intensivo che dice che rinforza e ricostruisce la fibra capillare, donando volume e lucentezza e facilitando la pettinabilità del capello. Ha un'azione d'urto, nutriente e protettiva, e anche c'è scritto che protegge la cheratina con un'attività anticrespo e antiradicalica contro le aggressioni degli agenti esterni. Io la uso come maschera post shampoo. Profumazione veramente molto buona, è ricchissima, come vedete, super densa. Non so se lo notate, comunque sembra quasi un burro. Questa è meravigliosa. Ve ne serve veramente una noce e vi districa benissimo tutti i capelli al pari di uno shampoo. Scusate che mi arrivano nel frattempo messaggi, come sempre, cioè durante il giorno io tranquilla faccio un video caterva di messaggi. Comunque, ecco, mi sono anche dimenticata quello che volevo dire. Ecco, ne basta una noce, veramente districa benissimo al pari di un balsamo, quindi è super districante, ma davvero dona tantissima brillantezza ai capelli e li nutre veramente a fondo. Questa è veramente una bomba. Sono 200 ml, quindi non è proprio tantissimo prodotto come per esempio le Air Food di Garnier, però veramente ne basta davvero pochissima. È davvero un trattamento intensivo, cioè non magari la semplice maschera per capelli, vi dà quella coccola e quel booster in più. Mi piace davvero molto. Questa l'avevo già acquistata in passato, però siccome a prezzo pieno costa sui 6 euro. Insomma, poi non l'avevo più ricomprata, ma in offerta merita tantissimo, ma in realtà è anche non in offerta, poi dipende uno quanto vuole spendere per i capelli, ecco. Quindi, combo di erboristica di Atenas, che è appunto brand che non si smentisce mai per i capelli top, super consigliata, soprattutto per chi ha i capelli secchi. E passiamo invece al corpo, rimaniamo sempre nel brand di erboristica che ha lanciato questa nuova linea che si chiama Vitamine Frutta alla tua pelle. Ci sono una serie di linee appunto a base di frutta e ci sono il bagno schiuma, la crema e lo scrub. Io ho voluto prendere la crema corpo della linea, quella kiwi e lime, con centrifugati di kiwi e lime freschi. 98% di ingredienti di origine naturale, anche qua appunto la stessa attenzione dell'azienda c'è anche in questa linea naturalmente, 200 ml presa in offerta lancio a 2,50 euro circa, buonissima veramente. Questa dice che è una formula innovativa con olio di oliva e burro di karité, arricchita da vitamine pure tipo vitamina C, E, B3 eccetera, e succo di frutta fresca centrifugata. Questa appunto è la linea, diciamo, crema corpo detox. A me piace tantissimo, ha un profumo molto fresco ed energizzante in cui sentite sia il kiwi che il lime, e ha una consistenza comunque fluida che si assorbe rapidamente e idrata comunque bene la pelle. Secondo me è ottima per questa stagione perché comunque, ve la faccio vedere, dà un'idratazione comunque che c'è. Questa è la crema, vedete, comunque non fa, cioè non fa fatica ad assorbirsi. Questo profumo a me piace tantissimo, molto molto fresco, quasi un pochino aspro, buonissimo. E ecco, è comunque idratante, non è però magari super nutriente, quella coccola, magari quelle consistenze fondenti che io personalmente apprezzo di più in inverno. Quindi questa sicuramente la utilizzerò tantissimo anche adesso con la stagione più calda. Mi fa strano dire così perché cioè oggi sembra novembre, veramente. Cioè, ma è pure freddo, io ho il maglione di lana, non mento. Però ecco, diciamo che appena ricompare la primavera questa sicuramente è super, super sfruttabile. Poi un altro prodotto per il corpo che magari qualcuno di voi dirà: boh, sì, ma ci fai vedere un deodorante? Sì, perché mi piace molto e comunque cioè, va usato pure questo, quindi vi do consigli per viso, corpo, capelli. Parliamo anche del deodorante. Sapete che io adoro il mio deodorante da una vita, è sempre della Neutro Roberts, quello fresco, senza sale d'alluminio in stick. È uscita tutta una nuova linea, sempre 0%, diciamo senza sale d'alluminio e alcuni deodoranti anche senza alcol, per esempio questo, ha varie profumazioni. Sono usciti solo gli spray. Io non amo particolarmente il deodorante in spray, preferisco lo stick, però ne sono usciti davvero tanti e l'ho voluto provare perché
Questa è la versione, contengono avena lenitiva, questa è la versione comunque al loto, è indicato per pelle sensibile e mi interessava molto il fatto che non contiene né sali d'alluminio né alcol. Profumazione molto delicata, sì, ai fiori di loto poteva essere qualsiasi tipo di fiore, molto molto delicata, sa, più che altro di pulito. E devo dire che ve lo devo promuovere, nonostante appunto io prediliga gli stick. Li trovo intanto un po' meno aggressivi proprio nel momento dell'utilizzo, ecco, ma magari quella è una paranoia mia. Però soprattutto ho notato che lo stick, non il roll-on, proprio lo stick, la pasta, diciamo, dura molto di più. Non a livello di sudore, dura di più proprio nel tempo. C'è uno stick, a me mi dura tranquillamente 2 mesi. Lo spray, questo qua ce l'ho tipo da 2 settimane e secondo me ho già superato la metà. Proprio. Ecco, per me gli spray durano meno, ecco, quindi solo per questo, ma per il resto è un ottimo deodorante, super delicato. Il fatto che non contenga né sali d'alluminio né alcol lo rende perfetto veramente anche per le ascelle più sensibili, anche dopo la depilazione, fantastico. Tiene benissimo, perché la mia preoccupazione era, ok, non ha i sali d'alluminio, non ha l'alcol, ma mi terrà come il suo fratellino fresco, sì, tiene benissimo tutto il giorno, al pari veramente, lo dico, qui lo dico, e mi assumo le responsabilità su di me al pari di un Dove, tranquillamente di un Dove con il sale d'alluminio. Ottimo, veramente ottimo prodotto, ci sono tantissime profumazioni, ma qua oggi i capelli con l'umidità è un macello. Vabbè, e comunque ve lo straconsiglio, quindi provatelo se vi capita, prezzo sotto i 2 euro. Bene, per quanto riguarda anche il corpo, avevo queste due referenze, passiamo al viso. Allora, per il viso vi promuovo sicuramente tra le scoperte del periodo, cioè veramente sono arrivata qui, cioè vuol dire che ci farò altri due utilizzi, poi è finita, è questa maschera purificante e illuminante per pelli miste grasse con il 99% di ingredienti di origine naturale. Di Lady Green, che è un marchio francese, questa mi è stata inviata da BioVegan Shop. Addirittura qua abbiamo un prodotto certificato EcoCert, quindi ottimo, ottimi ingredienti. E appunto l'ho messa nella mensolina del bagno perché, appunto, siccome realizzerò un video su questa marca, appunto la dovevo testare, no? Quindi mi sono ritrovata ad utilizzarla un paio di volte a settimana da circa un mesetto, qualcosa, questa parte. Ma è buonissima, cioè è buonissima, è veramente buonissima. Contiene aloe vera, neem e strawberry. Adesso ho un dubbio, fragola mi pare. E è veramente buonissima perché ha una consistenza in crema. Credo contenga anche l'argilla rosa. Ora non vorrei sbagliare perché non so se ho buttato l'inci. Mannaggia. Comunque, la trovate, tanto vi metto i riferimenti qua sotto, trovate poi anche la scheda tecnica e tutto se vi interessa. Ed è davvero ottima perché ha una consistenza in crema, quindi voi l'applicate sul viso e lei non si va a seccare. Io la tengo anche 15-20 minuti e non si secca. Quando la risciacquate avete davvero questa pelle molto più luminosa, purificata, però ancora morbida e idratata, quindi non risucchiata, diciamo secchissima, che questo è assolutamente un pro per chi ha la pelle comunque normale e secca come la mia. E tra l'altro qui dice che purifica e affina anche i pori. Ora, sui pori non lo so, non ho per fortuna, insomma, non soffro, tra virgolette, di pori dilatati, anche perché non è così tanto frequente. Io ho una pelle secca, quindi la pelle secca ha tante problematiche, però di solito la grana della pelle è abbastanza regolare, ma devo dire che ho notato proprio un miglioramento, non lo so, proprio la pelle, la texture proprio della pelle più liscia, proprio migliorata visibilmente e anche tanto la luminosità della pelle. Sicuramente ci sono altri prodotti che sto utilizzando, per esempio il siero di cui vi parlo dopo che contiene la vitamina C, però l'ho proprio notato e tra l'altro mi piace tantissimo il fatto che sia una maschera purificante, perché davvero vi aiuta anche a sfiammare le piccole imperfezioni, a tenere pulita la pelle, ma che non secca. La trovo molto molto simile, se non identica, e sapete che è un grande complimento, alla maschera all'argilla rosa di Erboristica di Atenas. Se avete provato quella maschera lì, sapete di cosa sto parlando. Maschere purificanti ma molto delicate, adatte anche alle pelli sensibili e che purificano senza seccare la pelle. Sono il mio genere di maschere preferite perché
Ok, purificare, però se mi prosciughi l'anima, che dopo devo usare 1 chilo di crema perché ho la pelle arida, è un problema. E questo assolutamente non lo faccio. Guardate, se dico le bugie, sono, non so se si vede, ma sono arrivata qua. Praticamente quando girerò il video sul brand sarà finita. Buonissima, davvero, davvero ottima. Poi, tra l'altro, il prezzo siamo sui 10 euro, ecco, forse 12, però comunque un prezzo assolutamente accessibile. Tra l'altro sono 75 ml, ci ho fatto un sacco di applicazioni. Poi, appunto, proseguendo con il viso, vi parlavo del siero di Balea. Questo qua è della linea al Q10. Ed è il mio siero, diciamo, attuale, perché cercavo un siero comunque antiossidante, vitaminico, che mi aiutasse, diciamo, ad entrare nel periodo primaverile, avere la pelle quanto più possibile radiosa, eccetera. Sì, scusate, tra l'altro, oggi la pelle non è in ottime condizioni, diciamo così, però voglio dire, YouTube verità, ho un pochino di imperfezioni spuntate, un pochino da stress. E comunque, tornando al siero, non è un prodotto biologico, però comunque ha un ottimo INCI senza siliconi, bla bla bla, le cose che insomma sappiamo. Ed è appunto anche vegan. È un siero antirughe a base di Q10. Sappiamo che il Q10, che voi trovate in INCI come ubiquinone, è diciamo un fortissimo antiossidante e antiradicali liberi, anche più della vitamina C, se vogliamo. È un estratto un po' bistrattato, nel senso che non ne sento parlare tantissimo, ma in realtà aiuta tantissimo per quanto riguarda l'aspetto anti-aging. Tra l'altro, è una formula altamente concentrata e contiene anche complessi omega, vitamina C e vitamina E. Quindi l'ho visto, ho detto, ok, se è il mio siero primaverile. Tra l'altro, prezzo, sappiamo, Balea, quindi insomma sui 5 euro. È un siero che io consiglio alle pelli secche, mature, perché comunque ha una consistenza cremosa, non fa fatica ad assorbirsi, però ha una quota lipidica importante, cioè buonissima la profumazione. Tra l'altro ho anche la crema viso abbinata, di cui vi parlerò poi più avanti. E perché mi piace, ma questo lo sto usando da più tempo, di quella devo ancora farmi un'idea, però sembra più di applicare una crema che un siero, quindi ha una pelle normale, ok, normale secca, misto grassa, secondo me no. È un siero che mi piace molto perché idrata molto bene la pelle, la mantiene luminosa, la mantiene nutrita tutto il giorno. Ora vi dico, ultimamente, a parte schifezzine qua a parte, noto la mia pelle molto radiosa, molto luminosa, però c'è anche da dire che sto usando tanti prodotti, diciamo con quello scopo, quindi faccio fatica a dirvi è lui, è un'altra cosa, eccetera. Sicuramente lui contribuisce, per il prezzo che ha mi piace veramente. Ora qui lo definisce un siero antirughe, su quello non vi so dire, però sicuramente anche dalla formulazione è un ottimo siero antiossidante per chi comunque vuole proteggere la pelle, ovviamente sopra sempre la protezione solare, perché quello è il primo step per avere comunque una pelle protetta, anche per proteggersi al di là dei danni solari importanti, ma anche da macchie, rughe, eccetera. Comunque veramente molto carino, come siero, soprattutto per il prezzo e la reperibilità. È indicato dai, qui dice 30 ai 45 anni, però insomma ognuno lo usa quando vuole, ecco. Poi un altro siero di cui vi voglio parlare brevemente, però perché sto utilizzando della stessa linea anche la maschera notte e un correttore antimacchie, quindi vi farò un video a parte. Vi devo però assolutamente mettere tra le scoperte del periodo quello che chiama Essence, però sarebbe il siero illuminante giovinezza, antimacchie e della linea White Botanical di Rocher, linea che io non so se esista ancora, perché io tutto questo set, diciamo, di cui oggi vi parlo solo del siero, però ho preso il set e l'ho preso tramite una rivenditrice su Vinted. Io non lo so se però, ovviamente erano sigillati, mi sono arrivati con la loro plastichina, ecco, questo ovvio, però sul sito io non la vedo più. Ecco, quindi non lo so onestamente, però la ragazza aveva pubblicato l'annuncio pochi giorni prima che io facessi l'acquisto, quindi non è che dice una cosa che ho preso che lei ha messo l'annuncio un anno fa, ovviamente. Quindi non vi so dire, io comunque ve lo promuovo perché secondo me è un ottimo prodotto. Praticamente questa linea, dov'è che c'è l'italiano? Ah no, l'italiano è vero che non c'era.
E praticamente questa linea contiene questo Botanical Translucency Complex, che è una combinazione degli estratti di liquirizia e di lupino bianco. Entrambi hanno proprio delle comprovate, delle testate proprietà sbiancanti, illuminanti, depigmentanti, ecco quello che volete. E quindi appunto la formula sfrutta queste, diciamo, questi attivi e questa, diciamo, questa linea che appunto ha un effetto antimacchie, illuminante, eccetera. Tra l'altro, contiene appunto il 92% di ingredienti di origine naturale. La bottiglia è in vetro riciclato, senza oli minerali, senza parabeni. È indicato per tutti i tipi di pelle. La cosa che mi ha fatto sorridere è che c'è scritto Tested on Asian Skin, cioè testato su pelli asiatiche, che sappiamo le asiatiche, in particolare le coreane, ma anche le giapponesi, essere molto, molto, molto esigenti per quanto riguarda la cura della pelle e la skincare. Quindi, insomma, mi ha fatto sorridere. Questa è la confezione. La texture è una texture lattiginosa cremosina. Vi faccio vedere. Ecco qua, vedete, è fluida, però non è di quei sieri, diciamo, acquosi o in gel. Tuttavia, non ha assolutamente una consistenza pesante, ecco. Però è una formula che istantaneamente vi lascia la pelle veramente molto idratata, anche liscia al tatto, veramente un ottimo feeling, si assorbe velocemente, non è unto, ottimo. Ed effettivamente con l'utilizzo prolungato della linea, io oggi vi parlo della Essence perché forse a livello proprio di skin feel, ok, del feeling durante l'utilizzo, è il mio prodotto preferito, però vi devo dire che questa linea mi ha fatto veramente vedere la differenza. Soprattutto io qua, quando arriva la bella stagione, mi capita di avere diverse lentiggini, però me ne era spuntata una particolarmente grande che a me sembrava più una macchia che una lentiggine, aiuto. E vi devo dire che sarà stato lui, sarà stata la maschera notte, sarà stato il correttore antimacchie che, di cui appunto vi parlerò, però fatto sta che quella macchiolina non c'è più. Magari sarebbe andata via lo stesso, però io l'ho vista proprio schiarirsi nel corso dei giorni, ma comunque ne parleremo. Se non volete acquistare tutta la linea perché magari non volete, non avete macchie da combattere, dite no, vabbè, non mi interessa, però volete magari proteggere la pelle dalla comparsa di macchie, oppure vi vedete la grana poco uniforme anche per macchioline magari post brufolo, non per forza macchie solari, e in generale volete appunto una sferzata di luminosità e di radiosità alla pelle, io vi consiglio tantissimo questo siero. Si può utilizzare sia al mattino che alla sera perché non ha ingredienti fotosensibilizzanti, cioè non è che contiene, lavora sulle macchie ma non con la presenza di acidi, queste cose qui, ma appunto con il lupino e la liquirizia. Tra l'altro, contiene anche acido ialuronico e aloe, quindi insomma, comunque anche una quota, come vi dicevo, idratante importante e molto 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 buono. A me piace davvero tanto questa linea, mi ha stupita, cioè quando ho visto appunto questa macchiolina e in generale la pelle vedevo che non era più uniforme. Io ho proprio una pelle abbastanza mediterranea, nel senso che in inverno, ok, ma in estate tende un po' a, non che vengono macchie, però non è più uniforme come in inverno. Allora ho detto, all'inizio volevo proprio buttarmi su qualcosa di proprio da farmacia tipo Eucerin, avevo guardato la linea Dual Pigment, si chiama credo così Dual Pigment, però ho detto, aspetta, cioè comunque sono tanti soldi, un attimo vediamo. Curiosando in giro parlavano molto bene di questa linea, l'ho trovata su Vinted e ho detto ok, la prendo tutta perché c'era proprio l'offerta e cavolo, sono rimasta così. Tra l'altro io non compravo Yves Rocher da ma anni, cioè ho questo prodotto di Yves Rocher, saranno anni che non compro niente e veramente sono rimasta stupita, infatti è un brand che vorrei un attimino, non dico riscoprire perché anche come filosofia preferisco altro, ecco, però l'ho un po' accantonato ultimamente, quella linea mi ha fatto impazzire, la Essence, Sierra, insomma quello che volete, è ottimo veramente. Bene ragazze, io vi saluto anche perché è un pochino che blatero, come sempre preferisco farvi vedere se posso meno prodotti e soffermarmici un pochino di più in questo genere di video recensioni e niente, come sempre noi ci sentiamo nei commenti, andate a passare, cioè passate sul canale di Sara assolutamente, un bacione e alla prossima, ciao!